Poracci torna al TG Poro e con esso torna solo risposte sbagliate. Dite la verità, vi era mancato, eh? Bene, dove eravamo rimasti? Ah sì, Moss è stato il primo a scrivere con l'accento corretto Pokémon, mentre con le risposte sbagliate mi avete fatto morire. È stato difficile sceglierne solo una, ma vado con la più struggente. Obiettivo sbloccato, grandissimo Nick, scrive che il gioco è perché spendo ancora i miei soldi con questa serie e credo che molti di voi si rispecchieranno in questa frase. E ora vi ho fregato, il prossimo gioco da sbagliare l'ho nascosto in mezzo al video, così se volete partecipare nei commenti un po' vi dovete impegnare nella ricerca e poi non si sa mai, magari vi fermate a vedere il resto del video, non fa mai male. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube dove si parla di videogiochi che vi truffa dall'inizio alla fine. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché all'arduo compito di racchiudere tutta la TG Poro Experience di una settimana in un video di pochi minuti. Ci riusciremo? Probabilmente no, ma proprio per questo mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Iniziamo questa nuova stagione del TG Poro con la più classica delle rubriche poracce, l'elenco dei giochi gratis, tra molte virgolette, del mese. E fermi tutti perché l'offerta del Game Pass di dicembre è incredibile! Andiamo con ordine, da oggi sono disponibili su cloud, console e PC Eastward, bellissimo, giocatelo assolutamente, The Walking Dead, The Final Season e Totally Reliable Source, solo su PC. Poi il 6 dicembre è il turno di uno dei migliori giochi di quest'anno, ovvero Lego Star Wars The Skywalker Saga, mentre al Day One, sempre lo stesso giorno, potrete provare Hello Neighbor 2. E da qui si prosegue l'8 dicembre con Chained Echoes, Metal Hellsinger, altro titolo top ma disponibile nativamente solo su Xbox One, e il 13 High on Life, Metroidvania in prima persona scritto dagli autori di Rick e Morty, lo stile grafico è inconfondibile. E a chiudere questa prima metà di dicembre ci pensa poi un trittico stra interessante capitanato da Hot Wheels Unleashed, per me si tratta di una mesata assurda. Dicembre è interessante anche su PlayStation Plus, dove abbiamo la selezione di tre titoli disponibili per tutti e tre i tier, a partire dall'Essential. Dal 6 dicembre potrete aggiungere alla collezione Mass Effect Legendary Edition, Biomutant, titolo molto controverso, perfetto per essere recuperato a scrocco, e poi anche Divine Knockout Founders Edition. Ok, sì, non si tratterà del migliore dei mesi, ma quel Mass Effect fa decisamente gola. Sono 8 invece i titoli che si aggiungono al catalogo di Prime Gaming, ma devo dire che molti di questi non li ho mai sentiti prima. Comunque, ci sono due vere chicche. La prima è il remake di Quake, adorato dalla stampa e dai boomer, due categorie che spesso si sovrappongono, e poi Brothers, A Tale of Two Sons, bell'adventure basato sulla cooperazione, ve lo consiglio. Dato che oggi parleremo di Pokémon, sapete che nel futuro di Game Freak potrebbe esserci spazio anche per altre serie? Infatti l'azienda ha appena depositato in Giappone il marchio registrato per un qualcosa di traducibile come Solitaire Horse Ride On, e più attenti sapranno che dietro il gioco Solitaire Horse si nasconde il particolare titolo conosciuto in occidente come Pocket Card Jockey, che univa delle gare di equitazioni al gioco di carte golf, una variante del solitario. Il titolo uscì in Giappone nel 2013 su 3DS e arrivò da noi nel 2016 e non si sa ancora se questo Ride On sia un remake o un sequel. Io non ho mai sentito parlare di Pocket Card Jockey, voi lo avete mai provato? Prendiamoci un attimo per celebrare la serie di Persona. Atlus ha infatti comunicato che la remaster di Persona 5 Royal ha superato il milione di copie vendute unendo i risultati di tutte le piattaforme, e questo significa che dalla sua prima uscita su PlayStation 4 il Royal ha venduto oltre 3 milioni di copie. Se invece andiamo a prendere tutto l'universo di Persona 5, che comprende il gioco base, il Royal, Strikers e anche Dancing in Starlight, si arriva a ben 8 milioni e pensate che in totale l'intero franchise ha venduto quasi 17 milioni di unità. Un successo meritatissimo che però non fa altro che aumentare le perplessità se uno si ferma a pensare quanto Atlus abbia atteso per portare il Royal anche su altre piattaforme,
E in generale, il publisher valorizza molto poco la serie di Persona, almeno fino all'anno scorso. Non trovate? In casa Nintendo è un periodo di aggiornamenti. Lunedì è finalmente arrivato il Golf su Nintendo Switch Sports, che include anche una modalità assistita per facilitare la vita ai principianti. Io non so se scaricherò questo aggiornamento, per ora tornare su Switch Sports non è tra le mie priorità. Voi l'avete provato? Ma anche Splatoon si becca un aggiornamento bello corposo, con la prima major update che porta il software alla versione 2.0.0. Oltre a vari bug fix, ci sono tanti ribilanciamenti complessivi al gameplay, soprattutto online, e anche nuovi contenuti che accompagneranno la Chill Season 2022, tra cui nuove tipologie di armi, nuovi livelli, nuovi oggetti e via dicendo. Direi, almeno sulla carta, che si tratta di un aggiornamento ottimo, quasi inusuale per gli standard Nintendo. E speriamo che per Splatoon 3 continui su questa strada. E a proposito, in Giappone il titolo continua a perdere il vantaggio che aveva su Scarlatto e Violetto. Durante l'ultima settimana le classifiche di vendita sono state dominate ancora una volta dalla nona generazione Pokémon, che con oltre 500.000 copie vendute sorpassa le 3.100.000 copie vendute sul suolo nipponico. E Splatoon ormai è là. È probabile che nelle prossime settimane avvenga il sorpasso dei giochi Pokémon a discapito dello shooter competitivo. Secondo voi è meritato? Dai, stiamo parlando di Pokémon, quindi passiamo alle notizie del giorno. Lo avevamo detto, lo stato in cui sono stati pubblicati Scarlatto e Violetto non era accettabile per gli standard Nintendo, con buona pace di chi si ostina a dire che i problemi non esistono. Quindi, con un colpo di scena, Nintendo ha chiesto scusa agli utenti, però ora bisognerà vedere se alle promesse seguiranno i fatti. Prestiamo grande attenzione ai commenti dei giocatori e continueremo a lavorare per migliorare i giochi. Mai mi sarei aspettato di leggere una dichiarazione del genere da parte di Nintendo, soprattutto in questo periodo storico. E se poi prendiamo per intero il comunicato stampa, se vogliamo, l'impatto è ancora più grande. Siamo grati del successo dei titoli, al contempo siamo al corrente che i giocatori potrebbero riscontrare dei problemi con la performance dei giochi. Il nostro obiettivo è fornire sempre un'esperienza di gioco positiva e ci scusiamo per l'inconveniente. Dai, la scelta delle parole è a dir poco paracula e sottostima la natura del problema, ma non si può pretendere di più in un contesto del genere. Anzi, fa veramente piacere leggere questa dichiarazione, anche se poi la verità rimane sempre una. Non saremmo dovuti arrivare a questo punto. Comunque, domani arriva questa prima patch, ma cosa possiamo aspettarci, oltre il vago impegno futuro di continuare a migliorare l'esperienza di gioco? Beh, purtroppo, in pieno stile Nintendo, le patch notes sono vaghe. Non ai livelli degli stability fix del sistema operativo di Switch, ma comunque super generiche. Vengono messe in evidenza solo l'aggiunta della stagione 1, delle lotte competitive e la risoluzione di due bug abbastanza comuni, a quanto pare. E poi c'è il vaghissimo risolti altri vari problemi. Io sono curiosissimo di vedere cosa riusciranno a fixare in così poco tempo. Voglio dare piena fiducia a Nintendo e a Game Freak, ma come ci insegna Cyberpunk, i percorsi di redenzione sono lunghi e dolorosi. Bisognerà vedere se la grande N percorrerà questo cammino fino in fondo. Secondo voi, poracci, domani la nona generazione di Pokémon verrà aggiustata definitivamente? Prima di passare dalle parti di Sega, rimaniamo un attimo a parlare di Nintendo e in particolare del film di Super Mario, e lo sapete, purtroppo, quando si tratta di questa pellicola non posso mostrarvi nulla. Non solo perché il video verrebbe demonetizzato in un batter d'occhio, ma anche perché Nintendo si sta attivando molto rapidamente per far sparire dalla circolazione tutti i più recenti leak, e proprio di questi volevo parlarvi. Proprio tra ieri e oggi sono usciti fuori due nuovi spot pubblicitari che però ancora non sono stati pubblicati ufficialmente, e queste scene inedite sono principalmente dedicate a sottolineare ulteriormente la goffaggine di Mario. Sono molto divertenti e confermano un po' quello che ci siamo detti nel talk di ieri. Lo avete visto? No? Recuperatelo subito. Comunque, chi cerca trova. Fatevi un giro sui social, vedete questi nuovi spot, uno tra l'altro è spagnolo, e poi tornate qui e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo footage del film di Super Mario. Chi invece è inarrestabile è Sonic Frontiers, probabilmente il gioco più controverso dell'anno. C'è chi lo ha amato, chi lo ha odiato e chi, preso da God of War, non si è neanche accorto che è uscito. Sappiamo che al di là dell'effettiva qualità finale, Frontiers è un titolo su cui Sega ha sempre detto di puntare tantissimo, e si tratta un po', almeno nelle intenzioni, del capitolo che avrebbe dovuto sancire la rinascita dei Sonic in 3D e di tutta la serie, e non è un caso che l'azienda non abbia ancora finito con questo gioco.
Oggi è stata infatti annunciata la roadmap per il 2023, un anno che si rivelerà ricco di contenuti per l'open zone in tre dimensioni. Saranno tre gli update dedicati a Frontiers, degli aggiornamenti che porteranno tante novità, tra side content e nuove sfide, fino ad arrivare al terzo DLC che proporrà addirittura una nuova storia e renderà giocabili anche i comprimari. Non sappiamo ancora quando verranno pubblicati questi aggiornamenti, però Sega ha confermato che si tratterà di contenuti gratuiti. Così si fa, brava Sega! E il 21 potrete scaricare il completino natalizio per Sonic, se vi piacciono ste cose. Per carità, è tutto molto bello, ma ora, che ne dite di dare una bella aggiustatina alla versione Switch? Grazie mille. Pensavate che finiva qua, e invece no, torniamo a parlare dei TGA, evento che seguiremo in una lunghissima live notturna la settimana prossima. E per la serata condotta da Jeff Keighley abbiamo due importanti conferme. La prima arriva in via ufficiale dai social dei TGA. Naoki Yoshida salirà sul palco per una presentazione dal vivo molto speciale, così recita il post. Sì, insomma, aspettatevi un nuovo trailer di Final Fantasy XVI con tanto di data di uscita. Sappiamo infatti che il gioco uscirà nel 2023 ed è arrivato il momento di sapere dove il JRPG verrà posizionato nel corso dell'anno. E poi forse ci sarà spazio anche per Tekken 8, perché uno streamer, tale Avoiding the Paddle, ha postato una foto su Twitter dove viene mostrata una maglietta promozionale di Tekken 8. La confezione della scatola recita chiaramente: segui dal vivo la live stream dei The Game Awards l'8 dicembre, e quindi direi che è molto probabile che vedremo del gameplay del mitico picchiaduro in tre dimensioni. Io sono molto curioso. Lo show si fa sempre più interessante e preparatevi a passare una nottata insonne, ma ricca di emozioni. Emozioni poracce. E pensavate di nuovo che finiva un'altra volta, invece no. Andiamo a dare un'occhiata alle uscite della settimana perché ci sono un bel po' di titoli interessanti da tenere d'occhio. Per dirvi, sapevate che oggi esce Inscription su Switch? Se ancora non l'avete provato, siete dei pazzi, oltre che dei poracci. Un po' roguelike, un po' deck builder, molto creepy e completamente fuori di testa. Non vi dico nulla per non spoilerarvi uno degli indie più meritevoli degli ultimi anni, però credetemi, Inscription è un titolo che merita di essere scoperto. Datemi retta. Va bene, andiamo avanti. Il 2 dicembre uscirà... Ma questo cos'è? Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Ok, dicevamo il 2, cioè domani, uscirà The Callisto Protocol, erede spirituale di Dead Space e uno dei titoli più attesi dell'anno. I full price spaventano un poco e un po' di dubbi li mette anche la scadenza dell'embargo per le recensioni che avverrà proprio domani. Di solito quando i giudizi della critica vengono svelati a ridosso dell'uscita del gioco non è mai un buon segno, ma dai, speriamo bene. Sempre il 2 uscirà Marvel's Midnight Suns. Di questo abbiamo già le recensioni e sono tutte quante positive. Dietro al gameplay c'è il team di Firaxis, gli stessi di XCOM, una garanzia nel genere, che sembrano tra l'altro aver confezionato uno strategico di tutto rispetto che basa il suo gameplay su alcuni elementi randomici e sul deck building. Il tutto mi terrà impegnati per oltre 50 ore di gioco. Ci sono due problemi però. La parte narrativa dell'esperienza non ha convinto proprio tutti quanti e sembra a dir poco trascurabile, e inoltre non si sa che fino abbia fatto la versione Switch, rimandata a chissà quando. Un vero peccato, perché se mi devo imbarcare in 50 ore di gioco, o lo faccio in portabilità, oppure non lo faccio. Ma sapete che vi dico? Lasciate ai bambini questi due titoli. I veri uomini, il 2, aspettano il platform 3D Super Kiwi 64. E no, il numero non è affatto messo a caso. Si tratta di un platform 3D old school, ispirato alla Golden Age dei Collectathon e ovviamente al Nintendone. Costa una sciocchezza, meno di 3€, e dietro alla produzione c'è il team che già ci ha regalato delle micro perle indie come i due Tori. E possiamo dire che questo è un consiglio poraccio al 100%. Poi ne abbiamo già parlato in apertura, ma il 6 vi ricordo che uscirà Hello Neighbor 2, anche sul Game Pass al Day One, e infine vi ricordo che il 7 sarà il turno della terza ondata di percorsi aggiuntivi per Mario Kart 8 Deluxe, il racing game immortale che ci seppellirà tutti quanti. Tra tracciati classici e piste riprese da Tour, l'episodio mobile, come al solito questa sarà l'ennesima scusa per ritornare su 8 Deluxe. Per quale pista siete più in hype? E stavolta siamo veramente alla fine. Questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere
essere arrivati fino in fondo. Vi aspetto qua sotto per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per una nuova live. Sarà un esperimento particolarissimo, l'appuntamento è alle 5:30. Mi raccomando, vi voglio belli freschi, quindi riposatevi, dormendo sogni tranquilli, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro TG Poro, Michele Poro TG, TG Poro, Poro TG, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! E vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare per...